Oggi vi presentiamo Lucio, un caso del cuore qui in Canile alla Terza. Non so se ve ne rendete conto, guardate i suoi occhi. Lui è completamente cieco. Ha una cataratta bilaterale che non può essere risolta chirurgicamente in quanto... Lucio, sono qui, amore, sono qui. Si deve rendere conto. Si deve rendere conto perché lui vive nel buio. Bisogna farlo tranquillizzare prima, ok? Dunque, Lucio... Noi l'abbiamo anche portato dall'oculista e alla fine del video vi mostreremo il giorno in cui l'abbiamo portato in clinica e quello che ci hanno detto. Come si trova in Canile questo povero cagnolino, oltretutto anziano? Lucio è anziano. Lucio è stato abbandonato perché è cieco ed è caduto in un fosso. Da lì è stato recuperato e portato in canile. Una volta portato in canile, lui era terrorizzato per tutti gli abbai che sentiva, il fatto di non vedere e di trovarsi... Ehi, Lucio, amore, sono qua. Siamo in due qui, ti rendi conto? Roberta da una parte, io dall'altra, sono qui. Mi vuoi assaggiare, Lucio, per renderti conto? Sì, lui a volte usa la bocca, sì. Perché se sente spostamento d'aria, di mani che lo possono toccare, lui non conosce alla perfezione l'odore di quelle mani, può avere anche una reazione da paura, ma dopo diventa affezionatissimo e si lascia fare veramente di tutto. Dunque, dicevo... Lui è completamente cieco, è affetto da questa cataratta bilaterale, non è risolvibile perché si riformerebbe per la causa che è la scatenata, la cataratta, quindi non lo opereremo, dobbiamo solo mettergli un collirio. Lucio, tranquillo. Dobbiamo solo mettergli un collirio, più colliri, vero? Più colliri. Ecco che noi abbiamo già cominciato a mettere, ok? Glielo mettono gli operatori dai quali lui si fa fare di tutto perché li conosce, mentre non conosce noi. Vedete, dice che cos'è questa mano di Roberta, eh? Ma Roberta si sta facendo conoscere senza paura. Allora, cosa dire di questo cagnolino? È un volpino, più che volpino ha la corporatura del corgi, è anziano, non ha futuro qui in canile e necessiterebbe di qualcuno che gli faccia la terapia con i colliri, perché altrimenti gli occhi potrebbero esplodere e gli farebbero male. Noi vi facciamo vedere come Lucio. Siamo certi che lui è un bravo cagnolino, non è aggressivo, è soltanto tanto spaventato. Bravo Lucio, bravo. Bravo amore. Eccolo qua, l'abbiamo portato in esterna, come vedete si lascia fare qualsiasi cosa. Lui deve solo conoscere con gli operatori, è bravissimo. Quanto ci ha messo con Roberta? 5 minuti, meno, sì. Adesso gli tiriamo tutto il pelo vecchio, una bella spazzolata a Lucio ci verrebbe, sì. Bravo, bravissimo Lucio. Guardate che bravo cagnolino, è bravissimo. Super! Bravissimo Lucio! Quando gli faremo il bagnetto sarà felice Lucio? Tutto profumato, sì. Adottatelo, fate un'opera di bene vera. Questi sono i cani che hanno veramente bisogno, ai quali cambiereste la vita con un'adozione. Ciao Lucio! Ecco qua Lucio, siamo in attesa di fare la visita. È un cagnolino molto dolce, contrariamente a quello che si pensava, è che purtroppo lui, essendo cieco,
teme ovviamente chi si avvicina così all'improvviso. Allora Giusy, purtroppo durante la visita di Lucio non è stato possibile fare un video perché io dovevo tenerlo mentre la dottoressa lo doveva visitare. Però devo dire che è stato veramente molto bravo Lucio. Lucio, fatti vedere, vediamo se lo riprendo di qua. Perché sei spaventato adesso? Prima stavi tutto tranquillo. Allora, cosa ci ha riferito la dottoressa? Praticamente Lucio ha una cataratta bilaterale, quindi a tutti e due gli occhi, molto avanzata. Questo che cosa comporta? Praticamente il cristallino con questa situazione è come se si sgretolasse, quindi si formano dei piccoli cristalli che poi portano ad uno stato infiammatorio dell'occhio e questo comporta anche l'aumento della pressione oculare. Lucio presenta già queste situazioni, infatti non ha reagito come avrebbe dovuto fare istintivamente stringendo le palpebre, quindi proteggendosi quando gli è stata puntata delle luci per vedere appunto se l'occhio reagisce. Niente, lui non ha avuto nessunissima reazione. E quindi a questo punto ha dato delle terapie che però vanno fatte prima possibile, perché poi se questa situazione continua a essere trascurata lui avrà anche dolore per via dell'aumento della pressione, quindi dovrà mettere delle gocce. Le prime ci ha detto per semplificare un po' la vita, considerando che lui sta in canile, ma non si può fare nemmeno perché bisognerebbe metterle 3 volte al giorno, quindi mattina, mezzogiorno e sera, e purtroppo il nostro canile è aperto solo di mattina, quindi al massimo si potranno mettere 2 volte al giorno. E dopo queste gocce bisognerà passare ad altre. Quello che la dottoressa mi ha sottolineato che la cosa importante per Lucio è fare queste terapie, non tanto l'intervento, perché l'intervento non risolverà granché per Lucio, anzi potrebbe anche portare sempre alla stessa situazione, quindi una situazione degenerativa, e magari non recuperare nemmeno la vista, anche perché non si può mettere un cristallino artificiale e quindi diventa un intervento veramente relativo. La cosa importante che serve per Lucio è a questo punto che lui possa vivere in casa. Questa è la cosa importante. E poi ci manderà praticamente la relazione clinica. Lei mi è sembrata molto determinata, dicevo, nel sottolineare che Lucio vive bene ormai così. Adesso lui non ci vede niente, ha detto, non è che vede opaco oppure sfumato, eccetera, no, non ci vede, però lui vive bene così. L'unico, diciamo, problema che può avere è quando cambia i posti, dovrebbe pian piano abituarsi, cioè bisogna dargli il tempo di capire dove si trova e perché. Come diceva la dottoressa, la cosa importante, il senso più importante per i cani non è la vista. Loro vivono molto bene pur non vedendoci affatto, mentre il senso che è veramente importante per i cani è l'olfatto. Quindi dobbiamo solo cercare una buona adozione per Lucio, magari un posto con un giardino dove lui può uscire per fare i suoi bisogni in tranquillità, senza ogni volta dover uscire fuori, eccetera, potendo mettere le sue goccine tutte le volte che ce n'è bisogno. Che poi nel lungo andare queste gocce chiaramente diventano molto meno frequenti, insomma, si passa a curare più che altro l'ipertensione oculare e non più lo stato infiammatorio, che invece attualmente è abbastanza rilevante, che può portare anche a dolore.